L'8 ottobre alle 10. Tutto rinviato all'8 di ottobre anche per eventuali repliche. Slitta così la sentenza, come deciso dalla GUP Claudio Lara per Sandro Mugnai, l'artigiano che uccise a colpi di pistola il vicino di casa. La tragedia avvenne il 5 gennaio 2023 all'ora di cena a San Polo, frazione del comune di Arezzo. Il vicino, Gesim Dodoli, all'improvviso salì sulla ruspa e la lanciò contro l'abitazione. Mugnai prima gli urlò di fermarsi, ma visto che questo proseguiva, prese il fucile regolarmente detenuto e fece fuoco. Un colpo risultò fatale. Questo uno stralcio della chiamata alla polizia. Guardi, c'è il vicino che mi ha buttato su tutta la casa, ha crinato tutti i muri, ha crinato ogni cosa. Venite su subito, mi raccomando. Quando, per favore, non c'è che non si farà. L'accusa per Mugnai è quella di eccesso colposo di legittima difesa. I suoi difensori, di fronte al giudice, hanno invece affermato che quell'azione è stata dettata da una situazione di pericolo, non solo per se stesso, ma anche per i familiari. E come avrebbe mai potuto muoversi diversamente? Ovviamente avendo un fucile, io sarei morta. La pubblica accusa, sostenuta in aula dalla PM Laura Taddei, ha chiesto la condanna a 2 anni e 8 mesi, mentre le parti civili, la moglie di Dodoli e 2 figli, hanno chiesto la riqualificazione del reato in omicidio volontario. È stato un periodo drammatico, soprattutto per il figlio più giovane, che era molto legato al padre. È chiaro che è un caso in cui parti svantaggiato, perché il padre si è reso autore di un gesto stupido, dissennato. Poi, a mio modo di vedere, dalle carte è emerso in maniera chiara che quella casa non sarebbe crollata. Mugnai sarà giudicato col rito abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna.